Grazie a te, anche oggi siamo insieme e grazie siano rese al Signore. Sulla scia di questo canto vogliamo proprio pregare così e dire, Spirito di Dio, riempi mia vita, riempi mia anima, riempi il mio spirito, riempi tutto di me. Voglia essere questo il nostro desiderio. Invochiamolo insieme, chiudi gli occhi, apri il cuore e diciamo al Signore, Signore, parla ai nostri cuori per mezzo della tua parola, te lo chiediamo insieme di pari sentimento, alleluia, alleluia, amen, amen, amen. Semplice, in semplicità dobbiamo andare al Signore senza troppe complicazioni, perché quando noi andiamo in semplicità e in sincerità, allora qualcosa cambia nella nostra vita. Molti non sanno cosa devono fare per sentire la presenza di Dio nella loro vita, gridano, fanno questo, fanno quello, poi alla fine tutto un, fumo, un fuoco di paglia non resta sostanza. Noi se seguiamo con calma le indicazioni di Gesù, noi faremo veramente cose che solo Dio lo sa. Dobbiamo allineare la nostra vita, i nostri sentimenti a quelli di Dio. Correre a destra, a sinistra, avanti, indietro. È tutta una vita inutile. Fermiamoci. Guardiamo cosa ci dice il Signore questa mattina. Leggiamo insieme in Giovanni 14, 21, che rispecchia il messaggio di oggi. Leggiamolo insieme. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Mettici il verde sopra e mi manifesterò a lui. Grazie per piacere. Sì, vai, così ti eserciti e funzionerà, non ti preoccupare. E mi manifesterò a lui. Mettici il verde sopra. Vai col dito, non ti preoccupare. Vai tranquillo. Così ti trovi preparato per domani. Oggi facciamo un po' meno, domani faremo di più. Non ti preoccupare, così si cresce. Sbagliando si impara. Andiamo avanti. E mi manifesterò a lui. Vuole dire, mi rivelo a lui mi manifesto, mi mostro, mi rendo percepibile, mi faccio conoscere. Non so se hai notato, qualche volta hai trovato dei credenti che ti parlano di esperienze che fanno col Signore continuamente, che il Signore gli guida, il Signore li parla, il Signore fa così. Quando li guardi ti sembra fantascienza, però se guardi la loro vita, hanno una vita allineata con la volontà del Signore sono così scrupolosi di fare quello che il Signore gli fa comprendere che devono fare. Ricordo uno 40 anni fa, 50 anni fa, che veniva a trovare mia mamma che era malata, una famiglia, una coppia, che erano, ogni volta che venivano da mia mamma, io desideravo restare seduto lì per ascoltare come li guidava il Signore. Ma quando parlavo con questi due, il marito faceva il gommista, la moglie era casalinga. Quando il Signore parlava al marito nell'officina, confermava alla moglie, quando parlava alla moglie, confermava al marito. Facevano cose, abitavano a Busto Arsizio. Una volta dicevano che il Signore gli aveva parlato di andare da una persona a Venezia che non conoscevano. Il Signore gli diede l'indirizzo a tutti e due, presero la macchina e andarono a Venezia per trovare questa persona. E dirgli ci ha mandato il Signore e raccontavano come se fosse fantascienza veramente ho avuto delle occasioni di andare a casa loro di conoscerli e mi sorprendeva questa cosa però che cosa notavo che avevano una riverenza per quello che Gesù diceva al loro cuore avevano una predisposizione di ubbidire al Signore che tu non puoi immaginare. Ci sono dei credenti che sbattono la coda come un pesce sulla spiaggia e non avvertono mai la, mai la presenza del Signore nella loro vita. Parlano, dicono, però sono vuoti. Non so se ne conosci di questo genere. Spero che non sei tu. Ma se sei tu oggi il Signore ti vuole parlare, leggiamo questo verso un'altra volta. Perché tu puoi diventare una persona speciale per il Signore. Chi fa quello che io dico... Quello mi ama veramente. E chi mi ama e fa così, mio padre lo ama. Anche io lo amo e mi manifesterò a lui, mi faccio conoscere. Ora noi per imparare bene, quando dico dobbiamo seguire Gesù, guardiamo Gesù, è un prototipo. Come noi, noi dobbiamo dipendere dal Signore. Lui dipendeva dal Padre. Leggiamo insieme in, in Giovanni 8, 29. E colui che mi ha mandato è con me, egli non mi ha lasciato solo. Metti il verde per cortesia. Perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Perché faccio sempre, vai così ti eserciti. Le cose che gli piacciono, vedrai che poi ci riuscirai meglio. Benissimo. Ora, quando guardiamo questo... Che cosa ci dice? Gesù è il nostro esempio. Guardando riguardando a Gesù, quando lo dico, lo ripeto e lo ripeterò sempre. È che quando noi guardiamo lui come uomo, uomo come noi, nell'incarnazione era così. Lui non permetteva alla sua mente, ai suoi desideri, alle cose che lui faceva di andare a zonzo per i fatti loro. Leggiamo l'ultimo rigo per cortesia perché se no perdiamo tempo sulla terra. Perché faccio sempre, sempre le cose che gli piacciono. Bellissimo questo. Io faccio sempre la sua volontà. La mia volontà è allineata con quello di papà. Bellissimo. Cosa ci dice questo? Sorella, hai capito cosa sto dicendo? Fratello, hai capito cosa sto dicendo? Vuoi essere un cristiano? Fermati. Non sbattere la coda come il pesce fuori dall'acqua, per cortesia. Man mano che leggi la sua parola, man mano che ascolti, man mano che senti nel cuore che ci sono delle modifiche da portare nella tua mente, nei tuoi pensieri. Allinea i tuoi sentimenti a quelli del Signore, se no perdi tempo. Questo è il metodo che funziona se no vai avanti, indietro, sbagli, errori, a destra, a sinistra, sbagliato, come quando sbagli una strada, e ti imbocchi in un senso unico, non riesci più a tornare indietro, hai sbagliato, non solo hai sbagliato, poi non puoi più tornare indietro perché il senso unico ti porta più lontano, ma chi te lo fa fare? Fermati, comincia oggi a fare diversamente. Ti voglio bene nel Signore. Lo dico a te e lo dico a me. Io sto dicendo questo a me, prima di te. Io faccio sempre la volontà allineata con, di mio, con quella di mio padre. Giovanni 5,19. Leggiamo insieme. Gesù quindi rispose e disse loro a tutti quei religiosi che lo circondavano, la verità di Dio è questa, che io, figlio di Dio, non posso fare niente da me stesso se non ciò che vedo fare a mio padre, perché le cose che il mio padre fa, quelle faccio io ugualmente. Noi guardando a Gesù facciamo le cose che ha fatto Gesù. Cosa ha fa? fatto? Pregava, si consacrava, predicava. dove c'era da scendere nei panni degli altri ci scendeva e così via. Linearità. Non sbattere la coda come un pesce sulla spiaggia. Sorella, fratello, per piacere, cominciamo a fare così. Non prendo nessuna iniziativa per conto mio. Questo vuol dire... <ride> non prendo nessuna iniziativa per conto mio. Questi pochi versi danno una linea guida ad ogni credente sincero. Sei un credente sincero? Sei una credente sincero, sincera? Sincera? Queste direttive ti aiutano a vedere la tua vita che cambia. Non perdere tempo in altre cose. Ti voglio bene nel Signore. Ti amo nel Signore. Segui questi principi. Vedrai che funziona. Signore aiutaci. Io dico... Signore, io lo traduco con altre parole. Signore, quello che piace a te, piace a me. Quello che non piace a te, non piace a me. Ci sono delle mogli che si allineano alla volontà del marito. Ci sono dei mariti che si allineano alla volontà della moglie. È sbagliato, perché devono collaborare. Però lo fanno. Noi ci dobbiamo allineare alla volontà che percepiamo dalla parola di Dio, non secondo noi, perché se no... Non andiamo da nessuna parte. Se amiamo Gesù, amiamo la parola di Dio, perché essa ci indica quello che dobbiamo fare. Se tu non la leggi, se tu non la mediti, se tu non l'ascolti, se tu non cominci a metterla in pratica, sei un cristiano vuoto, pieno di parole, ma non ha sostanza, perché tu sei una banderuola, non si capisce che sei, non lo sai manco tu cosa sei. Signore aiuta. Guarda che principi aveva Gesù nella sua mente, nel suo cuore, nel suo modo di esprimere. In Matteo 5,17 dice, io sono venuto proprio per compiere, per compiere quello che dice la parola di Dio. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento, cioè in parole diverse. Io sono venuto per mettere in pratica quello che è stato scritto dai portavoci di mio padre, dove ero io. Tu capisci che stiamo dicendo? Perché non dobbiamo dire noi, Signore, visto che tu sei il Signore e tu lo sei, visto che tu sei il Maestro e tu lo sei, voglio allineare la mia vita con quello che tu dici, con quello che tu fai. Voglio fare come fai tu. Voglio dire come dici tu. Voglio coordinare la mia vita perché se no che cristiani siamo. Gesù si lamenta un giorno con i suoi e dice, voi che mi chiamate Signore vuol dire Padrone e io sono. Voi mi chiamate maestro, colui che vi insegna, e io sono maestro, come lui non c'è nessuno. La domanda è, ma perché non fate le cose che io vi dico? Vedi, essere credenti vuol dire muoversi coordinatamente in quello che il Signore dice, tutte le distrazioni che ci portano lontano, ci fanno perdere tempo, Signore aiutaci, per fare. Rileggiamo questo verso perché noi dobbiamo andare piano, ma chi va piano va sano e va lontano. Leggiamolo. Io sono venuto. Non per abolire la legge, per abolire, ma per portare a compimento, per fare chi mette in pratica sarà chiamato grande nel regno di Dio. Leggiamo il verso 9, 19. È, è semplice essere cristiano. Chiunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti, avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma chi li avrà messi in pratica, non solo, e insegnati, sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Pensa per un attimo, se io metto in pratica quello che dice Gesù, e così li trasferisco a te, non se solo li trasferisco, perché se li trasferisco solo non hanno lo stesso effetto. Chi li mette in pratica e li trasferisce così Nei, nel regno di Dio è uno conosciuto. È uno che viene guardato, è uno che viene sorvegliato da Dio stesso. Non pensare che tu sfuggi agli occhi di Dio. Vuoi sapere perché? Leggiamo in Giobbe capitolo 1 verso 8. Come dice Dio di quell'individuo orientale forse non conosciuto dagli altri ma conosciuto da Dio. Leggiamo insieme. Il Signore disse a Satana, hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra come lui sia integro, retto, tema Dio e fuga il male. <ride> Chissà che dice Dio di te e poi di me. <ride> Non lo so io che dice di me, mi preoccupa questo fatto. Giobbe attraversò tutto il tempo, una parte del suo tempo, con una prova così difficile, però continuò ad essere così. Molti credenti pensano che Dio, nella mischia, 8 miliardi di persone, e no, ognuno va per fatti suoi, non sa niente di niente. Dio ci guarda singolarmente, Dio ti vede, meno male che è così. Io dico grazie Signore che mi vedi perché se no... La nostra condotta, il nostro insegnamento... Deve corrispondere, o oh, aiutami Signore, perché veramente lo dobbiamo fare però. Leggiamo in Giovanni 5,39, che ci aiuta. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Esse sono quelle che rendono testimonianza di me. dice che la conoscenza della sua parola è la strada che ci fa conoscere Gesù. Perciò noi attraverso la sua parola andiamo a lui per fare quello che dice lui, condividere il nostro cammino con lui. Io non faccio niente da me stesso, dice lui. Vedo, ascolto e faccio quello che dice il Padre. Noi come dobbiamo dire? Io non faccio niente da me stesso. Ascolto il Signore quello che mi fa sentire. Dico quello che mi dice di dire, faccio quello che mi dice di fare. Ma ti rendi conto di che stiamo parlando? Se no, siamo cristiani che all'acqua di rose si dice. La sua parola ci dice, vai di qui, fai così. Man mano che la leggiamo ci spiega delle cose e noi dobbiamo essere desiderosi. La vita, Dio ci ha dato una vita di fare così. Non è che dobbiamo andare in fretta, no? Dobbiamo man mano assimilare e mettere in pratica. Fai così, dici così, stai zitto, non parlare. Qui parla, qui dici, qui fai silenzio. Signore aiutaci. Dice che la conoscenza della sua parola è la strada che ci fa conoscere Gesù, che lui ci spiega come dobbiamo muoverci e noi camminiamo così. Mentre leggi, mentre mediti, mentre ascolti, ricevi direttive. E quelle direttive a che servono? per fare quello che dice lui. Leggiamo il testo del messaggio, così chiariamo che cosa vuole dire. Chi osserva quello che dico, mi manifesto a lui, mi faccio conoscere, mi mostro, mi rendo percepibile, mi faccio conoscere, mi rivelo, mi manifesto. Ho detto: perché certi credenti hanno una linearità che fa, ci sorprende e parlano di Gesù così e lo vivono veramente? Perché allineano la loro volontà con quella del Signore? Così dobbiamo fare. Dobbiamo almeno iniziare. Signore, aiutaci. Gesù ti, si, Gesù ti si rivela, dopo la sua risurrezione, rivelò ai discepoli ciò che non avevano capito nei tre anni che stavano con loro, con lui. Erano stati tre anni ma non avevano compreso granché. Ora, dopo attraversato, la crocifissione, la risurrezione. Gesù dice, ora forse capite meglio, parlare con un risorto è, insomma, è già una bella presa di coscienza. Leggiamo cosa dice in Luca 24, 27. Lui lavora con noi tutto il tempo che viviamo e cominciando da Mosè. E da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Bellissimo. Questi avevano deciso di volerlo servire, di volerlo seguire. Sembrava che era finito tutto, ma non era finito tutto, perché Gesù era ancora lì con loro. Gesù è sempre presente dove sei. La, la costruzione della nostra fede è graduale e però bisogna iniziare e continuare. Questi erano ancora lì, incerti, ma Gesù gli apre la mente e questa volta non possono sfuggire perché gli sta parlando colui che loro conoscevano e che Filippo, che era un poco, eh, Tommaso che era un poco dubbioso, si presentò e disse vieni Tommaso, metti le dita e vedi chi sono io, vedi? Esperienze di questo genere non ci possono più far tornare indietro. Perché? Perché lui si manifesta. Se Gesù non si manifesta nella tua vita, ci deve essere qualcosa che non funziona. Vai sul sentito dire, prendi notizie di seconda mano. Lui ti vuole dare notizie di prima mano, ma perché no, non cominci seriamente a dire, Signore, voglio veramente oggi cominciare così? come dice la tua parola, per dire ora sapete, e state camminando con io sono, come dire io sono colui che apparve a Mosè. In Esodo 3:14, io ero, sono e sarò, io sono colui che sono. Poi disse, dirai così ai figli di Israele, io sono, mi ha mandato da voi. Io sono quello lì, perché lui è risuscitato. Lui è Dio. Loro stanno parlando con colui che tre, tre notti, tre, tre giorni è stato nella tomba. Parlano con colui che conoscevano in carne, ma ora lo conoscono glorificato. Io ho parlato anche con Abramo. Abramo? quando parla qui, erano passati duemila anni, lui dice, io sono stato e gli ho spiegato certe cose. Leggiamo insieme in Giovanni 8,56. Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno e l'ha visto e se ne è rallegrato. E qui parliamo di una vita continua, senza fine. Ma Gesù è così. Lui ha lasciato il cielo per un breve spazio di tempo per manifestarsi in carne, per pagare il prezzo del nostro riscatto. È risuscitato. Se tu sei nato di nuovo, se tu sei nata di nuovo, hai questa verità incarnata dentro di te che c'è stato un cambiamento nella tua vita, ma questo si deve sviluppare, questa nuova vita si deve sviluppare e l'alimentazione per questa nuova vita viene da lui, lui è, lo, è, 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 è il produttore di questa vita. Ed ho portato avanti il popolo nel deserto. Io Mentre parla con quelli sulla via di Emmaus, mentre parla con i discepoli che stavano tornando a casa mezzi scoraggiati, in Primo Corinzi capitolo 10 verso 4 dice: Io bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva e questa roccia sono io <ride> forse ti sorprende stamattina quello che dico Gesù non ha mai fine lui è eterno cambia ma è sempre lui è lui che noi dobbiamo seguire questa roccia ero io ma ah, sono io, era Cristo. Come dire, quello che non avete capito ora è più facile. Mi avete visto prima fino nel Getsemani, perché poi lo abbandonarono. Non restò nessuno sotto la croce, solo Giovanni e Nicodemo. era nato di nuovo, e Giuseppe di Arimatea, che lo seguiva indirettamente, e disse per piacere, ho una tomba nuova fatta, posso avere il piacere di... Gesù si prestò la tomba di Giuseppe di Arimatea per tre, per tre giorni, e però qui è vivente, Ora vedi, non ti deve sorprendere quello che dico perché io lo leggo nella Bibbia e allora devi capire che Gesù è quello che dice di essere. Quando crediamo in Gesù dobbiamo credere o quello che è e se no che crediamo? Leggiamo in Luca 24, 48. Voi siete testimoni di queste cose. Il cristianesimo non è un'illuminazione filosofica che tu, come tutte le religioni, ma di uomini e donne che hanno camminato con Gesù nella sua incarnazione, hanno visto la sua morte e la sua risurrezione. Perciò possiamo dire abbiamo visto e possiamo testimoniare che siamo nati di nuovo e ci abbattezzati nello Spirito Santo. Loro erano testimoni che avevano mangiato e bevuto con lui dopo la risurrezione. Dopo l'ascensione Gesù non è più allo stesso modo. Egli trasferisce. La sua divina presenza nella nostra vita per mezzo dello Spirito Santo. Io vi manderò il Consolatore ed egli vi guiderà in tutta la verità. Anche noi siamo testimoni, certo. Ma che testimoni siamo? Abbiamo visto Cristo risorto? No. Abbiamo sentito la sua presenza spirituale nel nostro spirito, quella parte invisibile di noi. Siamo nati di nuovo, abbiamo sentito la nostra vita cambiata e poi mi ha riempito di Spirito Santo parlando in lingue come nel giorno della Pentecoste. Anch'io sono testimone di Gesù. Leggiamo un'altra volta questo verso. Voi siete testimoni di queste cose. <coughs> se tu sei nata di nuovo, se tu sei nato di nuovo, sei testimone che Cristo ha cambiato la tua vita. Ora però devi far sviluppare questa nuova vita nella tua vita. Se no, si atrofizza e muore. E il modo per crescere sani in questa via, il consiglio ci viene dato da Gesù stesso. Se non restiamo carcasse vuote, leggiamo il testo del messaggio. Il testo del messaggio. Chi osserva, chi osserva quello che dico, mi manifesto a lui. Grazie Signore. Ti rendi conto di che cosa parliamo? Se no, che hai fatto a fare l'esperienza? La nuova nascita è una nuova vita da coltivare. Perché mentre noi seguiamo le indicazioni di Gesù, la nostra vecchia natura viene messa a bada dallo Spirito Santo e la natura spirituale si sviluppa nella nostra vita. Per la ricchezza della giustificazione che abbiamo ricevuto è iniziato questo nuovo rapporto dentro di noi per la fede abbiamo creduto la fede vuol dire abbiamo creduto per la fede abbiamo creduto come dice in Romani 5:1 giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo che ha pagato il prezzo per noi ed ora ci ha messi in comunione con Lui, giustificati dunque per fede, abbiamo fatto pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. E per la fede, per questa giustificazione, possiamo leggere in Romani 8, 9 che o siamo o non siamo, se siamo, alimentiamo la nuova vita. Se non siamo vuol dire che non abbiamo ancora deciso. Leggiamo insieme. Voi però non siete nella carne ma nello spirito. Se lo spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. È, è un religioso comune. Invece se noi abbiamo ricevuto la nuova nascita, dobbiamo seguire le indicazioni che il Signore dà. In Atti capitolo 1, verso 4 e 5, Gesù dà delle indicazioni ai discepoli. Guardiamo insieme. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale gli disse avete udita da me. Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. I discepoli credevano questo. E facevano così. Gesù ancora ripete, nel capitolo 1 verso 8. Leggiamo insieme. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Leggiamo in Atti 2, da 2 a 4. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che purificavano la loro mente, purificavano dal peccato, che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Qual è il segreto di, questo, di questa crescita? Qual è il segreto? Cosa abbiamo visto fino in questo momento? Abbiamo visto che seguivano alla lettera le indicazioni di Gesù. Hai capito perché è importante seguire quello che dice Gesù? Ti voglio far notare che Gesù era apparsa più di 500 fratelli tra i quali, quando è stata scritta la lettera agli, agli, ai corinzi, la maggior parte era ancora in vita. Ma perché non sono 500? Perché 380 se ne andarono a casa per i fatti loro. 120? Facevano, fecero quello che Gesù aveva detto. E Gesù si manifestò a loro attraverso lo Spirito Santo. Non era più fisicamente Gesù nella loro vita, ma spiritualmente. Col segno delle lingue possiamo testimoniare anche noi. In Luca 24, 49, adesso ci parla di un'altra cosa: la parla, parla a me e a te. Attenzione, guarda cosa dice. Ed ecco, io vi man, mando su voi quello che il Padre ha promesso, ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti dall'alto. Senza questa dote che viene dalla nostra unione con Cristo, noi credenti o le chiese non comprendo, non comprendiamo il valore del regno di Dio. Chi osserva quello che dico, mi manifesto a lui. Chi mi ama, fa quello che dico. Fermiamoci, andiamo per gradi. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Tutto ci viene trasferito attraverso lo Spirito Santo che influenza il nostro spirito, la nostra anima, la nostra vita. Ora Gesù dice una cosa importante. Ascolta. In Luca 11:13 lui fa una promessa, una chiarificazione. Leggiamo. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Il Signore è fedele, sta dicendo. Gesù sta dicendo che Dio è fedele. Ci credi? Io sì. Signore aiutaci. La nostra responsabilità da quello che notiamo è chiedere. Non può essere meritato. Possiamo riceverlo per la fede. Il modello che Gesù ci dà in questo passo è ben spiegato. Che cosa vuol dire avere fede? Fede vuol dire credere e noi facciamo quello che dice, se no, che fede è? D'accordo? E guardiamo il modello che ci dà. Leggiamo dal verso 9 al verso 12 e noi dobbiamo seguire alcuni principi perché se no, altresì vi dico, ora è Gesù che parla e dice a noi, altresì vi dico chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Questo vuol dire esercitare la fede, perché chiunque chiede, che ha fede, riceve, chi cerca, trova, sarà aperto a chi bus. E chi è quel padre fra voi che il figlio gli chiede un pesce, gli dia invece un serpente? Oppure se gli chiede un uovo, gli dia uno scorpione? Qui Gesù ci fa vedere il contrasto. Tra noi malvagi sappiamo dare doni buoni ai nostri figli, quanto più Dio vuole dare a te lo Spirito Santo. Ma per esercitare la fede che dobbiamo fare? Ebbene, leggiamo il verso 7 e il verso 8, così impariamo che vuol dire esercitare la fede. 9 e 10, scusami, 9 e 10. 9 e 10, scusami. Io altresì vi dico: chiedete vi sarà dato, cercate e troverete, bussate vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Noi non sappiamo come esercitare la fede. Avere esercitare la fede vuol dire andare da chi crediamo che può rispondere ai nostri bisogni. Se vai a cercare un mutuo, non vai dal mendicante lungo la strada, hai fede che devi andare dal direttore, ti parti e vai. Molti non sanno che vuol dire esercitare la fede, dobbiamo chiedere. Quando noi chiediamo, quando noi eleviamo il nostro cuore a Dio, quando ci spostiamo verso Di Lui, stiamo esercitando la fede perché crediamo che Lui ci dà. Esercita la fede. <ride> è un contrasto che abbiamo avuto. Ora, questo contrasto che noi siamo malvagi, Dio è buono, che è disposto a dare lo Spirito Santo. A chi lo chiede, leggiamo il verso 9. Io altresì vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Cerchiamo se c'è qualche, se per caso non arriva, cerchiamo se c'è qualche intoppo, qualcosa che non piace al Signore nella nostra vita. Mentre siamo davanti a lui cerchiamo anche questo. Dio desidera versare lo Spirito Santo in quelli che desiderano riceverlo. Gesù lo dice. Nel verso 13, nella seconda metà, guardiamo. Quanto più il Padre vostro celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. La domanda, è, la domanda è: tu stai chiedendo, ti sei fermato già? Quotidianamente stai mettendo in pratica quello che dice Gesù? Stai continuando a chiedere o no? Se tu non chiedi, che non, non lo ricevi, come, come è possibile? Gesù, Dio è fedele. Esercitare la fede vuol dire, leggiamo 9 e 10, Signore aiutaci questa mattina. Gesù dice e noi facciamo. Altresì vi dico, è Lui che parla, è Lui che dice a me e a te, chiedi e ti sarà dato. Cerca e trovi, bussa e ti sarà, ti sarà aperto. Perché chiunque chiede, dice, chi cerca, trova e sarà aperto a chi bussa. Stai facendo quello che dice Gesù. Chi fa quello che dico, io mi manifesto. Se tu non lo fai, comincia a farlo oggi. Signore aiutaci. Fai quello che dice Gesù, non che ti dice la testa. Facciamo quello che dice Gesù e poi vediamo se funziona o no. In Matteo 3:11 c'è qualcosa da sottolineare. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Il battesimo di Giovanni era d'immersione. Gesù immerge il nostro essere nello Spirito Santo immerge la nostra anima, immerge il nostro spirito, immerge la nostra vita. Non immerge il corpo, immerge la parte invisibile, perché lo spirito immerge la nostra parte intima. Vogliamo leggerlo anche, l'abbiamo già letto, in Atti 4, 1, 5. Signore, tu sei grande, noi o seguiamo il Vangelo, se no, che seguiamo? Signore, aiutaci. Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo, tra non molti giorni voi sarete immersi il battesimo di Giovanni immerge il nostro immergeva il corpo mentre Gesù immerge il nostro essere la nostra anima la nostra mente nello Spirito Santo e infatti leggiamo un'altra volta atti 2 e 4 erano così pieni che anche la loro voce veniva usata dallo Spirito Santo. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. È un'esperienza che segue la salvezza, che dà la franchezza per testimoniare di Gesù. Come Gesù aveva detto, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Riceverete franchezza, perché lui invade la vostra anima, il vostro spirito, la vostra mente e voi siete sotto l'influenza dello Spirito Santo. Signore aiutaci. Sotto la sua influenza ci fa distinguere. Ci fa distinguere cosa? ci fa distinguere le cose spirituali. Non vagabondiamo più nel confondere le idee. In Primo Corinzi capitolo 12 verso 3 ci dice che diventiamo lineari. Perciò vi faccio sapere che nessuno parlando per lo Spirito di Dio dice Gesù è maledetto, o bestemmi al Signore. E nessuno può dire Gesù è il padrone se non per lo Spirito Santo. L'opera dello Spirito Santo serve per portarci sotto la signoria di Cristo, sotto l'autorità di Cristo, che la nostra mente, il nostro spirito, la nostra anima resti continuamente influenzata dallo Spirito Santo. San Paolo, per far distinguere l'influenza dello Spirito Santo, prende l'influenza che fa il vino sopra la mente che ubriaca le persone. In Efesini 5, 18, dice così, non ubriacatevi, il vino porta la dissolutezza, ma per far comprendere, che dobbiamo restare sotto la signoria di Cristo, ma siate ricolmi di spirito. Ci invita a mantenere la nostra mente, spirito e anima sotto la sua influenza. La figura del fuoco che troviamo in Matteo 3.11 e poi la ritroviamo in Atti 1.5, ci parla di purificazione. Il fuoco purifica. Quando si purificava il terreno, si bruciava la stoppia, perché non solo bruciava la stoppia, ma bruciava anche i semi delle zizzanie che erano nel terreno. Era un una purificazione del terreno che veniva fatta. Il fuoco fa una purificazione della nostra anima, del nostro spirito, della nostra mente, perché brucia le impurità che vogliono emergere e il fuoco dello Spirito Santo fa una purificazione totale della nostra mente, della nostra anima e del nostro spirito e lo Spirito Santo ci guarisce anche fisicamente. Signore grazie per la tua parola. Purifica, distrugge il male. Questo fa la salvezza in Cristo. Quando lo Spirito Santo ci porta a Cristo, fa una purificazione. E poi man mano che noi restiamo cercando questa influenza che aumenti nella nostra vita, egli ci battezza nello Spirito Santo, ci avvolge e come Giovanni immergeva il corpo delle persone nell'acqua, Gesù, leggiamo un'altra volta Matteo 3:11, come viene indicato da Giovanni Battista, e chi è lui è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari egli vi battezzerà con lo spirito santo e con il fuoco stai facendo quello che dice Gesù Gesù dice che chi fa quello che io dico io mi manifesto Gesù, nel capitolo 11 di Luca, nel verso 9 e 10, dice che dobbiamo fare, leggiamolo insieme: Io altresì vi dico, chiedetevi sarà dato, cercate troverete, bussatevi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. Lo stai facendo? Nel regno dello spirito e le cose del regno di Dio, questo è il metodo. Così si esercita la fede. Gesù in altra occasione ha detto, quando il figliuolo dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra, troverà chi fa così. E questo lo dice alla fine di una parabola che è scritto, questa parabola serve per dire che dobbiamo sempre pregare. E il cristiano lo deve fare. Molti moderni dicono, fratello, prega per me. No, la vita cristiana... Si vive così come Gesù ci insegna. Vuoi crescere nella fede? Segui quello che dice Gesù. Diversamente, Sore, non vedi mai cambiamento nella tua vita e non vedi mai e poi ti scoraggi. Molti si scoraggiano perché si sprecano, sprecano il loro tempo in cose che li svuota. Cose che comincia oggi a stabilire di voler seguire veramente. Non ti disperdere in cose che ti svuotano. Ciatti, perdi tempo a destra e a sinistra, la tua vita si svuota, diventi sempre più vuoto, sempre più vuota e non sai perché, perché perché il Signore parla come dobbiamo fare e noi dobbiamo coordinare la nostra vita. Non è che dobbiamo andare in un convento, dobbiamo saper coordinare, il nostro rapporto con il Signore deve essere serio, così come Lui dice. Questa è una cosa seria, non è qualcosa giusto che oggi faccio un po', domani... E poi vediamo domenica, poi vado in chiesa, recupero, faccio. No, no, no. E la vita come scorre, deve scorrere insieme a tutte le altre cose che sono necessarie. Signore ti parla questa mattina. Decidi di voler cominciare così. Non vivere una vita vuota, sprecata, vuota di conoscenza del Signore. No. Comincia oggi, Signore, mi faceva sentire quando mi ha dato questa parola, parla di questo perché ci sono di quelli che hanno il desiderio di voler cambiare e perciò dagli le direttive che io ti do perché così riceveranno subito delle risposte. Signore subito comincia, basta che tu desideri e dici Signore da oggi io voglio cominciare seriamente ad essere un cristiano, una cristiana, che vuol dire un piccolo Cristo, una piccola Crista, Cristina, che cominci a voler fare quello che dice Cristo, il Signore. E lui è Dio, perciò io sono voi mi chiamate Signore e Maestro, io lo sono, perché non fate Oggi vogliamo dire, Signore, voglio cominciare, voglio pregare con te. Se desideri veramente cominciare oggi, alza la tua mano verso la mia, ci accordiamo, perché la Scrittura dice che se due si accordano, il Padre risponde, desideri voler cominciare oggi un cammino così con il Signore? Leggiamo il messaggio prima che andiamo avanti, il testo del messaggio. Chi osserva quello che dico, io mi manifesterò a lui. Se tu prendi questa decisione, prima che finiamo di pregare, senti che l'atmosfera cambia nella tua vita e comincia poi, stabilisci di dire Signore, da oggi. Faccio così. Alza la tua mano se desideri questo, non indugiare. Lui ti aiuta, non ti preoccupare. Magari hai un pensiero che ti dice poi non ce la faccio, promette, non lo faccio. Se tu in questo momento desideri, alza la mano e preghiamo perché da questo momento lui ti dà la forza di farlo. Ma io non ci riesco. No, la nostra preghiera fa scendere il potere di Cristo sopra di te. Attenzione, quando tu decidi con Cristo, dentro di te c'è una forza nuova. Allora ti posso dire una cosa. Io quando decido di fare digiuno, mi possono offrire le cose più belle? Perché ho detto al Signore: Signore, io lo faccio perché voglio essere ubbidiente a te. Non mi passa manco per la testa di volere assaggiare qualcosa. Quando non lo decido, Continuo sempre a mangiucchiare e mi sale il diabete. Allora devo decidere col Signore. Ho pensato già, devo decidere qualche altro giorno. Signore oggi faccio digiuno. È come un blocco che non mi fa desiderare. Perché la potenza di Dio quando noi decidiamo di voler fare... Si abbassa sopra di noi, restiamo sotto il suo dominio. Perciò, non pensare che non ce l'hai fatta fino in questo momento e non vuoi alzare la mano perché pensi di non farcela. No, adesso che alzi la mano, stai esercitando la fede e Dio risponde alla fede, e vedi che la tua decisione. Quello che non sei riuscito a fare per tutta la vita, da questo momento ci riesci. Questa è la potenza di Dio che scende quando noi facciamo entrare in azione Dio nella nostra vita. Questo è il potere di Dio. Molti non si espongono perché hanno paura di non farcela. Se vuoi restare da sola, da solo non ce la farai mai. Ma perché, perché preghiamo? Perché invochiamo la sua divina presenza? Voi riceverete potenza, questa è la potenza, ti dà la forza di cominciare e continuare se continui a seguire le indicazioni che ti dà. Alza la tua mano, voglio pregare con te, perché sono certo che farai un'esperienza oggi che non hai fatto mai nel passato. Da oggi, Signore. Voglio cominciare a fare quello che mi fai comprendere. Diglielo col cuore. E io voglio pregare con Te, vedrai che esperienza grande farai in questo giorno. Io ti parlo, non solo cosa dice la parola del Signore, ti parlo perché esperimento queste cose nella mia vita. Sono notizie di prima mano che ti do. Sono io che le esperimento. E ti posso confermare che così è. Alza la tua mano, preghiamo. Signore, ti presento la sorella, il fratello, l'amica, l'amico, anche chi si trova per la prima volta, che desidera cominciare a mettere in pratica quello che tu gli fai sentire che deve fare attraverso l'insegnamento della Tua parola. Signore, ti prego che possa fare un'esperienza nuova a partire da questo momento, perché tu sei presente, sei presente qui insieme con noi, sei presente nella tua parola, tu Signore stai sollecitando per mezzo dello Spirito Santo di alzare la mano e di confermare perché da questo momento entra in azione la potenza del tuo Santo Spirito per fortificare la sua vita. Grazie, grazie, grazie per la tua presenza, Spirito Santo di Dio. Opera, guarisci, salva, battenza, perché tu sei all'opera. Alleluia. Quanti Signori si sono fermati di cercare da questo momento? Accendi un fuoco nuovo di cercare, bussare. Sì signore, sì signore, sì signore. Amen, amen, amen. Prendi nota dove abbiamo letto e vai a leggere quei versi che ti hanno parlato. Chi osserva quello che dico, mi manifesto a lui, mi manifesto a lei. Giovanni 14, 21, 8, 29, 5, 19. Matteo 5, 17, 5, 19. Giovanni 5, 39. Luca 24, 27. Esodo 3, 14. Giovanni 8, 56. Primo Corinzi 10, 4. Luca 24, 48. Atti 2, 4, Luca 24, 49, 11, 13, 11, 9 a 12. Matteo 3, 11, atti 2, 4, atti 1, 8, 1 Corinzi 12, 3, Fesini 5, 18, Matteo 3, 11. Grazie siano resi a Dio. Fai una foto sulla televisione perché non sei riusciti a prenderlo. Eh, fai una foto così. Vai a leggere e condividi questo messaggio con i tuoi amici. Fai da braccio lungo per Dio per portare il messaggio del Vangelo ai tuoi amici. Il Signore si vuole servire di te. Mentre lo senti nel cuore, farlo prima possibile. Gloria sia resa a Dio. Alleluia. Grazie Signore. Ebbene. Ci vediamo stasera a Dio piacendo. Ci sono quattro fratelli, preghiamo per loro che il Signore gli dia un messaggio unto dallo Spirito Santo che edifichi i nostri cuori. Ti voglio ricordare qualcosa di molto importante. Tu sai che due settimane fa abbiamo mandato un po' di calendari alla tenda di Cristo e la risposta, se la regia la può mandare in onda per farti ricordare giusto un momento. Sai che mandiamo un po' di calendari in questo tempo che li possono distribuire, sono più di 40 fratelli sotto la tenda che il giorno girano per testimoniare del Signore e avere un po' di materiale per lasciare in mano a coloro che testimoniano possiamo essergli di aiuto. Se senti nel cuore di fare la tua parte, telefona o oh, mando un messaggio di WhatsApp, sì, questo, mando un messaggio di WhatsApp al a numero 0975 37 22 10, la regia lo può mettere, 0975 37 22 10, qui c'è già 0975 37 22 10, o 372 210 ma se lo metti in evidenza direttamente solo il numero per cortesia così puoi mandare un messaggio di whatsapp per ordinare quelli che senti nel cuore 10 pezzi 50 pezzi 100 pezzi Mandiamogli almeno una pedana di prodotto che così possono, ce ne sono 3.000 su una pedana, fai la tua parte perché questa è una bella opera, si dedicano ogni giorno nel restare in mezzo alle strade per testimoniare del Signore, forse tu non lo puoi fare, però puoi contribuire perché li possano ricevere e così... Grazie siano resi a Dio. Voglio ringraziare per quanti hanno collaborato per i carceri, li stiamo seguendo e settimanalmente li mandiamo a chi ne ha bisogno e stiamo facendo un bellissimo lavoro grazie a voi perché veramente è un bellissimo lavoro. Ci sono più di 20 pastori che vanno nei carceri e noi settimanalmente... Chiediamo quanti ne hanno bisogno e quelli che man mano li ordinano per il carcere, voglio salutare anche i carcerati, li facciamo raggiungere e li portano direttamente. Noi diciamo nel messaggio che mandiamo a questi fratelli esclusivamente per i carcerati o i loro familiari, non dobbiamo fare in altri modi perché ci sono altre missioni che fanno questo. Noi quello che uno dice di mandare per i carcerati vanno per i carcerati, quelli che sono per parole di vita sono per parole di vita, quelli che sono per Cristo e la risposta sono per Cristo e la risposta, e se tu hai qualche missione in qualche parte o qualche amico che glielo vuoi far giungere, manda un messaggio su Whatsapp e noi glieli mandiamo, anche all'estero. O se sei dall'estero puoi mandare un messaggio allo 0975372210. Se telefoni dall'estero devi fare più 39. Chiedo alla regia se lo può mettere così. Si fa la foto direttamente 0975 37 22 10. Così impariamo anche a scrivere. Vai, vai, metti 0975 37 22 10. Voglio anche ringraziare quelli che sostengono Parole di Vita e voglio ringraziare quelli che pensano pure al Pastore. Sì, perché c'è qualcuno. Una sorella mi ha mandato 100 euro, la voglio ringraziare perché non ha messo il numero di telefono, non ti posso ringraziare direttamente, ha messo 100 euro per il pastore. L'amministrazione la, 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 mi ha detto questa sorella non ha messo il numero di telefono, perciò colgo l'occasione per poterti ringraziare, però quando fate questo io ringrazio Dio, ringrazio voi, metteteci il numero di cellulare così vi posso ringraziare. Ecco qua 0975 37 22 10, se telefoni dall'estero manda il messaggio a più 39 09 75 37 22 10 molte volte il telefono è occupato non ti rispondono allora manda un messaggio whatsapp così stai tranquillo che qualcuno ti risponde va bene Dio piacendo ci vediamo questa sera alle ore 1930 insieme a quattro pastori servitori del Signore e ci. Fortifichiamo nella fede, fortifichiamoci perché il Signore sta per ritornare. Dio ti benedica, grazie di essere stata, di essere stato con noi. Diffondi questo messaggio tra i tuoi amici, prendi il link su Whatsapp, su Telegram, su, WhatsApp, su Facebook, su YouTube, dovunque ti trovi e condividilo con i, so, con i tuoi amici, sui tuoi gruppi. Perché questa è parola di Dio, aiuta a crescere nella fede, piuttosto che ascoltare cose che non dicono niente. Propaghiamo la parola di Dio perché essa ha la potenza di cambiare la mente, il cuore e la vita delle persone. Dio ti benedica, ci vediamo stasera, Dio piacendo.